Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi, che è un caso che mi ha davvero spezzato il cuore. Quindi vi avviso, prendete dei fazzoletti e preparatevi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Inghilterra, più precisamente nella piccola cittadina di Soham a Cambridgeshire. Soham conta circa 10.000 abitanti ed è il classico paesino di campagna inglese con tanti cottage e casette fatte in mattone. Lo so che ormai è un must in quasi tutti questi video, ma Soham era davvero una di quelle cittadine tranquillissime dove la gente dormiva senza chiudere la porta a chiave, si conoscevano tutti, tutti si fidavano di tutti, insomma il classico paesino dove non succede mai niente di male. Ci troviamo nell'agosto del 2002 e tutti, bambini, ragazzi e adulti, si stavano godendo le vacanze estive. In generale un po' ovunque c'era un'area molto rilassata, classica appunto dell'estate. Domenica 4 agosto alle 11.45 Jessica Chapman, una bambina di 10 anni che viveva in Brook Street, uscì di casa per andare a trovare la sua migliore amica Holly West. Le due case erano vicinissime, parliamo di meno di 500 metri di distanza, ed entrambe le bambine erano abituate a fare quel tragitto ovviamente di giorno da sole. Jessica aveva ovviamente chiesto il permesso ai suoi genitori e li aveva anche informati del fatto che avrebbe regalato ad Holly una collanina con sopra incisa un H e due delfini che le aveva comprato durante la vacanza di famiglia a Minorca. Infatti Jessica e Holly era la prima volta che si rivedevano dopo le vacanze insieme alla loro famiglia, quindi erano entrambe molto emozionate. Jessica arrivò a casa dell'amica in pochissimi minuti, si misero a giocare, dopo un po' le raggiunse un'altra loro amica, un'altra loro compagna di classe di nome Natalie Per. Le tre giocarono tutta la mattina, insomma fecero quello che fanno tutte le bambine e bambini di quell'età, dopodiché pranzarono insieme e avevano in programma di trascorrere insieme anche il pomeriggio. Si sarebbero poi fermate tutte a cena lì a casa della famiglia di Holly, gli avrebbero raggiunti degli altri amici di famiglia, insomma avrebbero passato l'intera giornata insieme. Le bambine erano grandi fan di calcio, tifavano per la squadra Manchester United ed erano ossessionate da David Beckham. Per questo motivo decisero di vestirsi tutte uguali e di indossare tre magliette del Manchester United. Verso le 17 cenarono insieme, come sapete in Inghilterra si cena prestissimo, dopodiché salirono ancora un po' in camera di Holly a giocare, fino alle 18.10, quando tutte e tre uscirono per riaccompagnare a casa Natalie che abitava lì di fianco. Jessica invece si sarebbe fermata a dormire quella sera a casa di Holly. Dopo aver accompagnato Natalie, tornando, le due bambine passarono dal centro sportivo che c'era lì vicino per acquistare alcuni dolci ad un distributore automatico. Quella sera, come vi dicevo prima, nella casa della bambina c'erano altri ospiti, altri amici di famiglia, quindi la casa era un po' piena, c'era un po' di confusione ed effettivamente ci impiegarono un po' a rendersi conto del fatto che le bambine sarebbero già dovute tornare a casa. Se ne accorsero alle 20 e ovviamente i genitori di Holly si spaventarono subito, decisero di contattare i genitori di Jessica per vedere se per qualche motivo, tornando da casa di Natalie, avevano deciso di fermarsi a casa di Jessica, ma quando i genitori risposero e dissero loro che non erano lì, la cosa non fece altro che accrescere ancora di più le preoccupazioni di tutti. Sia i genitori che gli amici che c'erano a cena da loro uscirono per strada, percorsero tutte le varie strade del vicinato, chiamando a gran voce i nomi delle bambine, ma non riuscirono a trovare niente. Tra l'altro le varie urla preoccuparono un po' anche i vicini, che chiesero cosa fosse successo, quindi nell'arco di pochissimo c'era davvero tutto il vicinato che le stava cercando e nessuno le vide o aveva sentito niente di strano. Quindi intorno alle 9 di sera contattarono la polizia. Within hours of their disappearance, police from three forces and hundreds of townsfolk have joined the hunt for Holly and Jessica. The disappearance is incredibly out of character. They haven't been missing before. Very well balanced, very bright young girls. We know they'd been to the sports centre just across the road a few minutes before to buy some sweets and were carrying on walking through what would have been very familiar territory. Their primary school, St Andrews, is just
across the back of the village. Detectives now say there is no evidence that Holly and Jessica went to meet someone they contacted in an internet chat room. This evening, the hunt for the girls and whoever may be holding them is about to widen in circles stretching miles across the spaces of the Cambridgeshire Fens. But the girls are still missing, despite one of the biggest manhunts Britain has seen. Le ricerche partirono da subito e furono davvero molto intensive. Vennero affidati al caso 400 poliziotti a tempo pieno e centinaia di volontari si unirono alle ricerche. Passarono di casa in casa, bussando a tutte le porte per chiedere di nuovo se qualcuno l'avesse vista o se avessero sentito qualcosa di strano, di fuori dalla norma. Un ragazzo, tra l'altro, che viveva a pochi isolati di distanza dalla famiglia, disse di averle effettivamente viste quel pomeriggio. Stavano passando davanti a casa sua, si erano salutati e le aveva poi viste continuare verso casa di Holly. Ovviamente fin da subito ci fu un'ipotesi che le bambine fossero state rapite da qualcuno, magari qualcuno che le aveva tenute d'occhio durante il tragitto. Alle famiglie delle bambine però questa cosa sembrava strana, perché avevano spiegato un sacco di volte alle loro figlie di non fidarsi degli estranei, di non parlare con nessuno, ed erano state sempre molto scrupolose in quel senso. Però è anche vero che comunque parliamo di due bambine di 10 anni, insomma, vai a sapere. Venne fissata una ricompensa per chiunque avesse informazioni in merito, una ricompensa che fissarono a £1 million, quindi un bel po' di soldi, che però sfortunatamente, nonostante ricevettero un sacco di chiamate, non portarono a niente. La notizia fece davvero il giro d'Inghilterra. Pensate che anche la squadra di calcio, il Manchester United, decise di fare un appello al quale partecipò tutta la squadra, quindi compreso David Beckham. La polizia decise di interrogare tutte le persone, non solo di Soham ma anche da fuori, di cittadine insomma vicine, che avevano compiuto in passato dei reati, dei crimini sessuali. Interrogarono più di 260 persone, tra le quali c'erano anche 15 persone che non avevano di fatto commesso nessun reato, ma che in seguito a delle indagini erano considerate come persone potenzialmente, non posso dire quella parola perché YouTube è molto sensibile su questo argomento, comunque adulti che sono interessati a bambini, ci siamo capiti. Ma nessuna di queste più di 260 persone sembrava sospetta o collegabile al caso in qualche modo. L'8 agosto riuscirono a reperire il filmato di videosorveglianza che riprendeva le bambine al centro sportivo, le rilasciarono ovviamente al pubblico, rilasciarono anche una foto che il padre di Holly aveva scattato poco prima che le due bambine uscissero di casa. Nella foto le bambine indossavano le magliette del Manchester, quindi, cioè insomma, lo fecero per cercare di dare una rappresentazione il più reale ed effettiva possibile di come erano pettinate nel momento in cui erano uscite, le magliette insomma che avevano, per far sì che se qualcuno le aveva viste effettivamente vedendo quella foto le avrebbe identificate. In questi giorni si fece anche viva la polizia di Staffordshire per segnalare altri due casi che erano avvenuti nella loro giurisdizione, che potevano magari essere collegati al caso delle due bambine. Nella loro situazione, una bambina di 6 anni era stata vittima purtroppo di molestie e abusi da parte di una persona della quale si sa in realtà poco e niente, si sapeva solo che guidava una Ford verde ed era in realtà una macchina che era stata rubata qualche giorno prima nella città vicina, quindi neanche quello era indicativo della sua identità. Ed era capitato pochi giorni dopo nella stessa area che un'altra persona, presumibilmente lo stesso uomo, aveva cercato di molestare, di seguire una ragazzina di 12 anni. La polizia iniziò ad indagare sul caso, però insomma vi dico già che purtroppo non riuscirono a trovare un collegamento tra questi casi, quindi magari c'è un collegamento tra i due casi, magari no, insomma per ora non si sa e non, chissà se lo sapremo mai. Nonostante gli sforzi ancora non trovarono niente. Il 15 agosto un tassista si fece avanti dicendo di ricordarsi di aver notato nell'area in cui erano scomparse le due bambine un uomo in macchina che sembrava litigare con due bambine. Non era sicuro fosse il giorno giusto, il giorno della loro scomparsa, però era plausibile perché quel giorno era in servizio proprio in quell'area. Il tassista fu in grado di descrivere quell'auto, rintracciarono il proprietario, sembrava che insomma non c'era niente a che vedere con la situazione, era un padre che aveva litigato, stava sgridando le due figlie. Decisero di rinterrogare a tappeto tutti i vicini, chiedendo qualsiasi informazione che potesse essere lontanamente collegata al caso, e finalmente arrivò la prima svolta. Alcuni vicini, infatti, dissero che c'era una persona nel vicinato che in passato era stato indagato
per dei crimini sessuali. E questo ragazzo era proprio il ragazzo che aveva visto per l'ultima volta, aveva parlato per l'ultima volta con Jessica e Holly prima che scomparvero. Questo ragazzo era Ian Huntley, un ragazzo di 28 anni che lavorava come sorvegliante nella scuola elementare dove andavano le due bambine. Come vi dicevo, si sapeva già che era l'ultima persona ad aver visto entrambe le bambine vive. Lui aveva raccontato alla polizia che era fuori in giardino a lavare il suo cane, erano passate davanti a casa sua Jessica e Holly, si erano salutati. Le bambine gli avevano chiesto se la sua compagna, Maxine Carr, avesse ottenuto il ruolo da insegnante di ruolo nella loro scuola e la conoscevano perché nell'anno scolastico precedente questa Maxine era stata un'insegnante di supplenza nella loro sezione, nella loro classe. Si erano entrambe affezionate tantissimo, Holly in particolare era legatissima alla sua maestra. Infatti alla fine dell'anno la bambina si era addirittura messa a piangere quando aveva salutato la sua maestra e le aveva fatto anche una sorta di cartolina con un disegno, le aveva scritto "mi mancherai, ci vediamo". E tra l'altro sia Ian che Maxine, l'ex maestra delle due bambine, avevano fatto un sacco di interviste con i vari notiziari. Ian in quanto ultima persona ad averle viste vive e Maxine in quanto loro ex insegnante. Seemed fine, very cheerful, happy, chatty. I didn't see anything untoward, nobody were hanging around. You know, just seemed like normal, happy kids. It was think about your neighbours, who's to the left of you, who's to the right, and think of any strange behaviour or anything like that. And I think it's a very good idea. It's just very upsetting, you know? And to think that I might be the last friendly face that these two girls had to speak to. As I believe the children are still local. And there was nothing that Sunday evening that gave you a glimmer of suspicion that anything was wrong? No, not at all. Secondo quanto riportato da Ian alla polizia, una volta detto loro che purtroppo Maxine non aveva ottenuto il lavoro di insegnante con ruolo definitivo, si erano salutati e le bambine avevano proseguito verso casa. Questa notizia appunto di presunte accuse nei confronti di questo Ian aveva messo un po' la pulce nell'orecchio alla polizia, che si mise ovviamente ad indagare sul suo conto. Ed effettivamente il ragazzo era già stato indagato per molestie e per altri crimini sessuali che coinvolgevano delle minori e non era stata una volta, una seconda volta, 3 indagini, 4 indagini, ma ben 8 indagini sul suo conto. Ora, siamo in un paese libero, almeno un paese libero. Ovviamente, se non c'è un processo, una sentenza, siamo tutti innocenti fino a prova contraria e questo è sacrosanto. Certo è che essere indagati per 8 volte per crimini del genere nell'arco di una decina d'anni, non lo so, ci sono persone che non vengono mai indagate per tutta la vita per cose del genere, che una singola persona sia già stata indagata per 8 volte e non ha neanche compiuto 30 anni. Insomma, qualche domandina ovviamente uno se la fa. Continuando a chiedere informazioni ad altri vicini, vennero fuori anche altre 2 cose strane nel comportamento di Ian. In primo luogo, un vicino disse che proprio il giorno dopo la scomparsa Ian aveva fatto delle grosse pulizie di tutta la casa, aveva fatto anche un grosso giro in lavatrice e aveva steso tutto fuori. E fin qui, giustamente, pulire casa, fare il bucato sono cose normalissime. Peccato che quel giorno venisse giù il diluvio universale. Quindi chiaramente, se uno deve lavare un macello di panni, fantastico, ma che senso ha stendere le cose fuori all'aperto? Se c'è il diluvio universale, le cose si bagnano e si risporcano. Un'altra vicina raccontò un fatto potenzialmente ancora più inquietante del primo. Il 6 agosto, ovvero 2 giorni dopo la scomparsa delle bambine, questa signora stava facendo giardinaggio ed era praticamente di rimpettaia di Ian, quindi lo vide nel suo vialetto di fianco alla sua auto e già c'era qualcosa che non andava perché l'auto di Ian era parcheggiata al contrario, cioè nella direzione della signora, e solitamente Ian quando parcheggiava, cioè qua c'è il vialetto, arrivava da qua dalla strada, parcheggiava così e qua c'era la vicina. Invece a questo giro la macchina era parcheggiata al contrario, ok? Quindi col bagagliaio dalla parte opposta rispetto alla signora. E fin qui di nuovo niente di strano, cioè diverso da come Ian parcheggiava di solito, ma potevano esserci 200.000 motivi perché lo avesse fatto. La cosa strana non era quella. La cosa strana era che c'erano sia Ian che Maxine dal lato del bagagliaio, che era aperto, che guardavano nel bagagliaio
C'era Ian, che era palesemente scosso, tremava, era molto pallido, e Maxine, che aveva gli occhi e il viso arrossati, come di una persona che avesse appena finito di piangere. Nel momento in cui Ian si accorse che la loro vicina li stava guardando, chiuse velocemente il bagagliaio e insieme a Maxine salì in auto e partirono. La signora, chiaramente, al tempo, aveva pensato magari che semplicemente i due avessero litigato o qualcosa del genere, però vedendo questa scena col senno di poi, cioè sapendo cosa potrebbe essere successo, chiaramente era qualcosa di sospetto. Altra cosa, Maxine, come vi ho detto, anche rilasciò un sacco di interviste. E in un'intervista in particolare, parlando di Holly, stava proprio parlando di quello che avevo detto prima, di quanto lei fosse legata alla maestra, insomma a Maxine, che le aveva fatto quel disegnino, quella lettera, disse all'intervistatore: già, era una bambina molto dolce. Parlando al passato, era. Anche qui, per carità, ci sono molti motivi per cui uno potrebbe sentirsi di parlare, insomma, al passato, però ufficialmente si trattava ancora di un caso di rapimento, di scomparsa. Nessuno era sicuro che queste due bambine fossero morte. La vera svolta nel caso arrivò il 17 agosto, quando un contadino che stava lavorando nel suo campo, che si trovava a circa 13 km da Soham, fece una scoperta atroce. Era già un po' di giorni che aveva notato un odore strano in quella parte del campo, però si parla di aperta campagna, di certo odori un po' più sgradevoli non sono inusuali. Aveva ignorato questo odore fino a quando non era diventato davvero fortissimo, quindi aveva deciso insieme a un suo amico di indagare la fonte di questo strano odore. E nel canale di irrigazione del campo, uno di fianco all'altro, trovò due corpi che in seguito a un'autopsia verranno poi confermati come appartenenti a Jessica e Holly. Ovviamente contattò subito la polizia, che si recò sul posto. Come vi dico sempre, chiaramente i risultati per capire l'identità effettiva, per confermare l'identità di un corpo, soprattutto in avanzato stato di decomposizione come quelli, ci impiegano un po' di tempo, ma ovviamente due bambine nell'area non è che c'erano proprio una scomparsa al giorno, era sicuro fin dal primo secondo che si trattasse di loro. I corpi si trovavano lì da parecchi giorni, almeno una decina, all'aperto, nell'acqua. Era agosto, quindi faceva caldo, esposti ad agenti esterni, ovviamente erano in uno stato di decomposizione estremamente avanzato. E per questo motivo non furono in grado di stabilire due cose, ovvero la causa del decesso e se prima di morire le due bambine fossero state abusate. Non poterono, diciamo, confermarlo con certezza con prove scientifiche, ma c'erano in primo luogo segni di strangolamento su entrambe e alcuni segni che poteva rendere plausibile un eventuale abuso su entrambe. Sulla scena purtroppo non trovarono nessuna pista, nessuna traccia, anche perché i due corpi erano parzialmente bruciati. Evidentemente chiunque fosse responsabile aveva tentato di coprire le sue tracce dando fuoco ai due corpi. E nonostante l'estrema confusione delle varie informazioni, dei vari dettagli, tracce, eccetera, una cosa era certa, ovvero che non erano state uccise lì. La polizia prese in custodia sia Maxine che Ian, in seguito ovviamente a tutte le cose che erano venute fuori, e Maxine disse subito alla polizia che il suo fidanzato non poteva aver fatto niente perché quel pomeriggio, il pomeriggio della scomparsa delle bambine, Maxine si trovava in bagno nel momento in cui il suo fidanzato stava lavando il cane fuori dal giardino e aveva incontrato le due bambine. Dopodiché Ian era tornato in casa e avevano passato la serata insieme. Gli dà quindi un alibi validissimo, e purtroppo non avevano niente contro di Ian, quindi col fatto che la ragazza gli aveva dato un alibi, non poterono arrestarlo e non poterono tenerlo in custodia. Nei giorni successivi, però, Ian cambiò drasticamente, cioè evidentemente non dormiva, iniziò ad avere proprio una faccia sfattissima, piena di occhiaie, e in più in pochissimi giorni dimagrì tantissimo e già, come avete visto dalle immagini, insomma, già comunque era un ragazzo magro. Nel frattempo i giornali, i telegiornali, le trasmissioni eccetera che stavano coprendo il caso mandarono in onda il fatto che c'era effettivamente un sospettato e che era questo Ian, che aveva però un alibi perché la sua fidanzata era stata con lui tutta la sera. E grazie ai telegiornali eccetera che mandarono in onda questa notizia, contattò la polizia un'amica di Maxine, che disse che non era possibile che la ragazza fosse con lui quella sera perché proprio quella sera si trovavano tutti insieme anche a Maxine, ad una festa fuori da Soham ed erano tornati a casa tardissimo. Quindi la polizia
arrestò entrambi e a questo punto i due ebbero delle reazioni totalmente opposte. Ian era agitatissimo, confuso, diceva cose senza senso, piangeva, sudava, eccetera. Maxine era perfettamente controllata, disse subito alla polizia: ok, vi ho detto una cavolata e adesso vi spiego il perché. Disse che effettivamente quella sera si trovava alla festa. Aveva passato la serata con le sue amiche, era tornata a casa molto tardi. Il giorno dopo, Ian le aveva chiesto una mano a pulire tutta la casa e le aveva spiegato che appunto erano scomparse quelle due bambine, erano passati davanti a casa sua, avevano chiacchierato. A Jessica aveva iniziato a sanguinare il naso, quindi lui le aveva invitate ad entrare in casa, aveva aiutato, insomma, aveva dato un fazzoletto a queste due bambine, dopodiché se ne erano andate. Era però estremamente preoccupato perché potevano esserci delle tracce di sangue o comunque del DNA, i capelli eccetera di Jessica e Holly, e non voleva essere falsamente accusato come era già capitato 8 volte in passato con altri crimini di cui vi ho parlato prima. Maxine, anzi secondo la versione raccontata di Maxine, poi solo lei lo sa, lei gli credette totalmente, non voleva effettivamente che il suo fidanzato cadesse di nuovo in accuse non vere, quindi lo aveva aiutato, aveva pulito tutta la casa eccetera eccetera. Mentre Ian e Maxine erano insomma in custodia con la polizia, un'altra squadra di poliziotti andò a perquisire l'ufficio di Ian, che appunto nella scuola elementare dove lavorava come sorvegliante. Cercarono ovunque, non trovarono niente, fino a quando un poliziotto non venne l'idea di svuotare il cestino della spazzatura che c'era all'interno dell'ufficio, e scoprirono che praticamente, cioè, sapete i cestini della spazzatura, così, ok, ci mettono il sacco della spazzatura, in fondo può rimanere, cioè ogni tanto può rimanere uno spazio. In quello spazio lì trovarono un'altra busta di plastica all'interno della quale trovarono due magliette del Manchester United, tutte strappate. Ovviamente c'erano molte probabilità che fossero delle due bambine, però come sempre bisognò attendere i risultati in laboratorio, che confermarono che entrambe le magliette avevano addosso insomma delle tracce di DNA delle due bambine. Con quest'ulteriore prova schiacciante, la polizia parlò con Ian, che finalmente decise di confessare, e questo ragazzo diede la versione dei fatti più assurda, vi giuro, più assurda che io abbia mai sentito in tutti i casi, e come potete immaginare ne ho sentiti parecchi di casi. Ian disse che è vero, le due bambine erano morte a casa sua, ma era stato un incidente. Confermò la versione raccontata da Maxine e che aveva raccontato tecnicamente lui a Maxine, ovvero del fatto che si trovava in giardino, stava lavando il cane, passano queste due bambine, ad una delle due inizia a sanguinare il naso, quindi lui le fa entrare per aiutarle. Mentre sta entrando in bagno con Jessica, alla quale stava sanguinando il naso, inciampa e cade su questa bambina facendola cadere, e Jessica sbatte la testa sulla vasca da bagno e muore. A questo punto Holly, l'altra bambina, si mette ad urlare, lui cerca di tapparle la bocca per evitare che le persone sentano quest'urlo, e la bambina muore soffocata. Io non ho mai chiaramente fatto niente del genere, però per soffocare una persona, cioè per togliere l'aria a una persona per talmente tanto tempo da ucciderla, non può essere una coincidenza, cioè non può essere solo oh, ti tappo la bocca per farti star zitta, non esiste. Quindi iniziò il processo per entrambi, sia Maxine che Ian, il 5 novembre del 2003. A questo processo viene anche portato un'ipotesi di abusi sessuali nei confronti delle due bambine, sempre un'ipotesi perché prove concrete scientifiche non ce ne sono. Ian si dichiara colpevole, ma che le due morte appunto siano state accidentali, e disse, testimoniò di nuovo la stessa versione, dicendo di non aver chiamato, contattato autorità, polizia, ambulanza eccetera, proprio per paura di essere di nuovo indagato ingiustamente come nei casi passati. Maxine si dichiarò colpevole di aver mentito alla polizia, di aver creato un alibi falso al suo fidanzato, ma disse assolutamente di non saper niente di quello che fosse accaduto davvero. Ovviamente va contro un po' di cose che sono state trovate, come anche insomma la signora, la vicina di casa che li aveva visti davanti al bagagliaio eccetera, però non ci sono prove effettive che Maxine fosse effettivamente coinvolta. Di conseguenza questa ragazza si prende 3 anni di prigione solo per aver mentito alla polizia, e non le viene riconosciuta nessun tipo di responsabilità sul fatto di per sé. Ad Ian viene dato l'ergastolo, viene giudicato colpevole, e ovviamente
nessuno credette al fatto che gli omicidi fossero stati involontari, che si fosse trattato di un incidente. Dovrà trascorrere almeno 40 anni di prigione prima di poter richiedere la libertà condizionale. È un caso davvero assurdo per tanti motivi. Il primo tra tutti, io non mi capacito di come una persona che è stata indagata per 8 volte per crimini sessuali, tra l'altro nei confronti di minori, come possa lavorare in una scuola. Cioè, è vero che non c'è stata una condanna effettiva, quindi magari, non lo so, magari non è neanche tenuto a dirlo nel curriculum, nella proposta di lavoro, cose del genere. Però voglio dire, lo sapevano tutti i vicini che era stato indagato per molestie, abusi nei confronti di minori. Com'è possibile che la scuola non lo sapesse? Cioè, non lo so. Da un lato sono d'accordo sul fatto che se non c'è una condanna, non è stato provato che sia stato commesso un crimine, giustamente è innocente, siamo tutti d'accordo, fino a prova contraria. Però 8 indagini, non lo so. Non mi sentirei per niente tranquilla a mandare mia figlia o mio figlio a scuola, se c'è una persona che lavora lì che è stata indagata per così tante volte per crimini su minori. Comunque, come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate del caso nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi, lasciare un mi piace, un commento, seguirmi su Instagram e su TikTok se insomma volete sostenere il canale e me. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.